18 per una concomitanza di cause che per fortuna nella nostra regione non sono perfette. La prima con causa che ha portato al rifatto del conflitto, dato che mia moglie e mio figlio avessero le nozioni di base di primo soccorso. La seconda con causa è il fatto che il 118 è arrivato in tempi previsti ed è funzionato nel miglior modo possibile. La terza sono le eccedenze che abbiamo negli ospedali della regione. Essendo un dirigente sportivo, una sportiva, spesso che fa delle regioni come voi che vengono lì a fare attività sportiva, e nei nostri centri esiste già la TAE e esistono già dei corsi di primo soccorso, che sono in primo luogo adibiti agli allenatori e ai dirigenti che però sono tutte le volte che dei ragazzi che rivolgono la città, proprio perché io se non c'erano delle persone che in primo momento ci devono aiutare a portarmi, non sarei quello che portare. Quindi secondo me è un dovere del cittadino sapere come fare per poter dare una mano senza incrociare, aiutare gli altri. Grazie dell'attenzione e arrivederci.